ancora un applauso per noi che siamo qui e per le persone che sono collegate. Allora, il tema della giornata, come sapete, è quello che ci ha accompagnato in tutto questo anno, che ha accompagnato noi, che ha accompagnato insieme a Neopsiche, che è coesione e intimità. Un tema profondo, significativo, importante, in modo particolare in questo momento della storia dell'umanità. Tema che desideriamo sia anche l'atmosfera che caratterizzi questi due giorni che vivremo insieme. Ecco, in questa prima parte, in rappresentanza del nostro direttivo, con Nadice abbiamo pensato di presentare in un modo scherzoso, in un modo giocoso, mettendoci l'uno nei panni dell'altro, facendo un esercizio di empatia per una presentazione intima e condivisa. Capisco che siamo liquidi, però siamo stati in vita. Ora voi, qualche malpensante dirà questa è una dimensione fusionale, ma non è una dimensione fusionale, che è che ci conosciamo così bene che abbiamo detto come ci vogliamo presentare. E allora abbiamo pensato di farlo così. Io sono Alice. Io sono Alice, sono vicepresidente dell'AIAT e mi occupo, insieme a Leopoldo Spinosa, delle relazioni con i soci, ad esempio il bollettino. Faccio parte della redazione di Neopsiche e collego quindi i due gruppi del direttivo e della redazione, partecipando alle varie riunioni. Sono una PTSTA e sono impegnata in tante cose come terapeuta, supervisore e docente presso la scuola del CPD, Centro di Psicologia Dinamica di Padova. Una mia caratteristica, da sempre, è che quando prendo un impegno, costi quel che costi, lo porto avanti in un modo particolare. E questo è il sorriso. È il sorriso. È quello che sto facendo anche nel direttivo AIAT. Ho la capacità di sorridere e di essere accogliente anche quando sono stanca. Tanto è vero che difficilmente gli altri se ne accorgono. Nel mio ruolo di vicepresidente sono contenta di sperimentare con Rino la bellezza di fare le cose insieme e l'avventura nel fare le cose insieme. Il rapporto professionale di amicizia con Rino mi aiuta nelle attività di rappresentanza dell'associazione. Sono una persona umile e riservata. Ascolto e penso prima di esprimere il mio pensiero. Tendo a preparare e a fare sempre le cose con puntualità e cura. Rino incoraggia e valora questi miei tratti e ne sono molto contenta. Grazie mio. Grazie. Bene, io riservo lo stesso esercizio, lo ripropongo e quindi buongiorno a tutti e io mi chiamo Salvatore Ventriglia, ma tutti amichevolmente mi chiamano Rino. Sono presidente dell'Associazione Italiana di Analisi Transazionale, quindi la nostra AIAT, e sono anche direttore del Centro Laos, che può essere definito il Centro Caseltano di Analisi Transazionale. Sono un PSTA e amo tantissimo l'analisi transazionale, e quindi promuovo la formazione e lo sviluppo della TI nei vari campi di applicazione dell'analisi transazionale. Il mio è un impegno incessante e generoso, sì, perché è proprio ispirato ai valori fondamentali dell'analisi transazionale sull'essere ok, ognuno di noi, e quindi questo praticamente muove ogni mio comportamento verso ogni socio dell'analisi transazionale, ogni socio dell'AIAT e quindi in generale anche verso ogni persona. E per ogni situazione si presenti cerco una soluzione mediativa di protezione e di valorizzazione di ogni socio, proprio perché ogni socio è importante e in generale lo è ogni persona, come dicevo poco fa, e aderisco al mio operato con grande determinazione e spirito di iniziativa. E faccio tantissime riunioni e ho un grande valore nella collaborazione con le associazioni italiane di analisi transazionale, con i centri di ricerca e con tutte le persone che sono comunque intorno a me nello spirito di intimità e di coesione che oggi andiamo a promuovere.
Alice e tutti i membri del direttivo mi aiutano nel promuovere ideali importanti che sono fondamentali e profondi per l'evoluzione umana, spirituale e sociale. E sono grato a chi collabora insieme a me a questo scopo che è in fondo uno scopo esistenziale. Questo veramente l'abbiamo fatto così, ognuno ha espresso come guarda l'altro, non abbiamo scritto noi di noi, ma no, esatto. Però è stato esatto. E ci piaceva iniziare queste giornate con la questione dell'identità del direttivo e nostra che lo rappresentiamo. Oggi parliamo tanto di sintomi a lungo termine del Covid, no? Del long Covid. I sintomi collettivi li sto vedendo nello sguardo delle persone. Lì leggo chiusura, solitudine, sospetto, diffidenza, rabbia, rancore, odio, e vedo dilagare il ritiro sociale. Rapporti che diventano rapporti basati esclusivamente su rituali, su passatempi, su giochi vecchi e nuovi. La coesione e l'intimità, quella che speravamo che nascesse dalle ceneri della pandemia, sembrano non voler emergere nella nostra società. Personalmente ritengo che la psicologia, la psicoterapia, il counseling, tutte le relazioni di aiuto abbiano un ruolo centrale nella nostra società in due direzioni: la promozione del benessere dell'anima e la cura dei mali dell'anima. Mai come in questo momento storico, la visione della psichiatria nella sua dimensione sociale grida più che mai nei nostri cuori di analisti transazionali. In tutti i campi. Sì, sì, cari sì. Siamo chiamati a esprimere l'okayness non individualmente, ma come corpo sociale. Perché l'okayness nutre i sogni con iniezioni di speranza. La speranza in cui tutti noi abbiamo bisogno, la speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno, perché è l'unica che dà senso alla vita e la rende generativa, ci permette di guardare al futuro. E allora queste giornate vogliono essere, attraverso la valorizzazione della coesione e dell'intimità, un inno, ma proprio un inno di speranza. Questo lo diciamo a tutti, ma soprattutto vogliamo dirlo ora ai giovani presenti qui e collegati, perché voi siete la speranza del futuro, ma la nostra speranza del futuro come analisti transazionali. E vorrei quindi che proprio a loro, a tutti i giovani che sono qui e anche quelli che sono collegati, facciamo tutti un applauso. Siete tanti, di tante scuole, veramente con gioia. Vi vedo qui, vi vediamo qui. Bene, posso fare io? Bene. Allora, il mio compito in questo momento è di presentare l'organizzazione del programma delle giornate, ok? Quindi accompagnerò insieme a Rino la presentazione in queste due giornate, appunto, e vediamo di vedere un pochino com'è strutturato il convegno, guardando i titoli e gli interventi e anche le pause. Diamo proprio un'occhiata alla locandina, una locandina. Ci tengo comunque molto a sottolineare, proprio in questo momento anche specifico, il mio ruolo di rappresentanza dell'intero direttivo in questo convegno, perché ognuno dei componenti del direttivo ha riservato grandissima attenzione e cura alla propria organizzazione di questo evento. Quindi la prima cosa che voglio fare è esprimere una grandissima gratitudine a Rino, io per primo, ma poi grazie più sentito a Raimo. Magari vi alzate così vi fate Raimo, vedere. Sì. Rino. Raimo dello Mariano Iavarone, che non so se... Che non è potuto esserci, perché è impegnato in un altro convegno, un altro... Va bene, poi c'è Ella Paolillo, che mi... Dove sei Ella? Mario Augusto Procacci.
Andrea Sandicchio del Leopoldo Spinosa. Leopoldo sta per arrivare, con cui gli facciamo un applauso. Va bene, grazie a tutti per questo evento che abbiamo costruito insieme nella coesione e nell'intimità, e quindi grazie. Vi presento, quindi diamo l'avvio, ma vi do prima delle informazioni sul programma della giornata. Quindi tra pochissimo, dopo la presentazione iniziale che abbiamo fatto io e Rino, ci aspetta la tavola rotonda delle associazioni, dove parleremo della coesione dell'intimità. Parleremo nella tavola rotonda delle associazioni della coesione dell'intimità nelle associazioni di analisi transazionale, quindi dalle 9:30 alle 11:15. Poi ci sarà un coffee break, poi presenteremo tre relazioni, va bene, dalle 11:45 all'una, dei nostri cari colleghi Gaetano Sisalli, Giuseppe Crea e Giorgio Piccinino. Poi nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, avremo un momento dedicato ai poster che verranno affissi nelle porte esterne, quindi ci sono delle scuole, degli istituti che hanno presentato dei poster così per parlare di intimità e coesione, e poi seguirà ci saranno tre workshop in contemporanea dalle 15:30 alle 17:30, 17:45 con il momento dei feedback e poi quello delle conclusioni finali entro le 18:30. Va bene? Avremo poi invece domani mattina le presentazioni, quindi di relazione, di Ella Paolillo, Alessandra Prosperi, Anna Vicinanza, Andrea Somma, Rosaria Varrella, coffee break, poi ancora Antonino Maria Raneri e Anna Brambilla, e arriveremo alla pausa pranzo. E poi un momento davvero molto bello, pensato come spazio generazionale di coesione di intimità, con domande tra i giovani e più anziani, tra virgolette, nell'esperienza, nella competenza in analisi transazionale, la pausa pranzo e il workshop del pomeriggio, va bene, di Gaetano Sisalli, Mario Augusto Procacci e Giorgio Piccinino. Forse non ho citato, mi scuso, quelli del pomeriggio di oggi. I workshop di oggi sono tenuti da Fabiola Santicchio, Gemma Marazzo, Andrea Somma e Dalla Paolillo, va bene? Quindi tre workshop oggi, tre workshop domani, mentre le mattine sono più dedicate alle relazioni. Alice, sì. Il direttivo? Sì. Se non si pare di questo. Andrea? Sì. Ah, mi dispiace, non l'avevo letto. Allora, un applauso speciale ad Andrea Somma. Andrea, che infatti sta curando anche tutta la parte tecnica dei collegamenti, sta facendo veramente un lavoro non semplice davvero, eh? Però beh, forse non è un caso, perché Andrea è una persona veramente tanto umile, cioè lui fa tanto, però veramente fa tanto, cioè le cose, dice, ma chi le ha fatte? Poi dopo ci dico, ma è stato Andrea, perché veramente è così Andrea. Perdonami, quindi... Andrea, ma ho fatto un copia e incolla ed evidentemente non ho ben controllato. Ma grazie di averlo fatto presente. Sì, va bene. E poi c'è, ma Mario mi faceva notare, abbiamo dimenticato due persone, Alessia e Beatrice, che avete visto all'ingresso, alla segreteria. Loro hanno fatto parte del comitato organizzativo, anche se non sono nel direttivo, hanno dato una grande mano a questa giornata, quindi faremo un applauso anche a loro.